Ma è con noi Salvo Mandarà. Salvo. Ciao Giuseppe, come stai? Bene, caro Parenzo. Allora, Salvo Mandarà, precisiamo, se no ogni volta inizia una discussione infinita, eccetera, eccetera. Salvo Mandarà è stato un filmmaker di Grillo sul palco, eccetera, eccetera. Non fa parte più del movimento da un sacco di tempo, fa il reporter indipendente. Così chiudiamo questa parentesi, se no ogni volta uno dice grazie. Grillino, eccetera. E Grillino... ti sei guadagnato già il primo bacio per questo. Ma no, io non no, bacio, per Parenzo. No, non mi chiamare Parenzo, se no non ho avuto il ben fatto. No, distrutti, distrutti 20 anni di carriera di un uomo, di carriera discutibile quella dei Cruciani, però distrutta no, con bacio, un bacio, bacio, scusa Salvo, adesso non mi dare baci, non c'è bisogno in senso figurato, Giuseppe, dai, in senso figurato. Io devo dire, Salvo Mandarà cosa avrà di uno importante lo, dopo viene definito Grillino dire. Perché giustamente è stato molto vicino ai 5 Stelle, non ti devi stupire di questo, Salvo, no, ma non mi stupisco, ma io lo sono ancora vicino perché ho tantissimi amici nel giusto, Movimento 5 Stelle, giusto, però sono libero e indipendente. Va bene, è la differenza. Quello io lo presumo di tutti, però lo presumo di tutti, comunque libero e indipendente è un po' strampalato. Caro Parenzo, anche. Io vorrei sottolineare una cosa. Mandarà ha una sua idea che si è fatta in maniera piuttosto rapida su quello che è avvenuto a Parigi. Dice che la morte del poliziotto, lui dice che è sostanzialmente una sceneggiata con un attore, la famosa scena drammatica incredibile di quel poliziotto crivellato di colpi. Cioè, come si fa a dire che è un attore? Ed è ancora in circolazione. Mandarà sì, è libero. Per adesso no, nessuno lo ha arrestato. A piede libero, diciamo. Per fortuna è a piede libero. Allora, no, non arrestato, portato in una clinica specializzata. Ma no, dai, su, no, comunque. Figuriamoci. Guarda, t'ho fregato, Parenzo, ascolta qui, guarda, perché che hai fatto? Lo sapevo. Guarda, che hai fatto? Qui, che hai fatto? Lo sapevo, per forza. Eccola, la sirena, la sirena. Ma perché la usi sempre. La questa usi è buona, no. Questa però è meglio della nostra. Com'è che fa, Salvo, scusa, la vuoi accendila un po'. Ma questa forse non è che la perché polizia. No, è un'ambulanza. Perché l'hanno preso davvero? No, ma perché l'hanno preso davvero? Però scusami, Salvo, io non ho capito, ma davvero pensi che quello là a terra sia un attore? No, allora, io questa cosa l'ho spiegata bene, ovviamente, non so se tu poi ieri mi hai ascoltato su Salvo 5. Io ascolto tutto, tutto. E allora te lo ripeto per il grande pubblico della Zanzara che saluto. Sentiamo. E a cui porto i saluti di tutto il pubblico di Salvo 5.0. E gli omaggi anche, gli omaggi. Di tutto l'ospedale. Allora, praticamente io, caro Giuseppe, se Parenzo mi fa parlare, però... volevo salutare il reparto di terapia. Allora, io ho scritto in tempi non sospetti, cioè agosto del 2013, quindi un anno e mezzo fa abbondante, ho scritto un articolo nel mio blog, un post in cui ho messo il titolo Benvenuti nel Truman Show al contrario, in cui sostengo che il pianeta Terra sia una sorta di grande teatro di posa a cielo aperto in cui tutti noi 7 miliardi di umani siamo degli attori o comparse e contemporaneamente spettatori meno consapevoli. Mentre nel film... Vabbè, questo è il quadro generale. Ma quale quadro? Aspetta. Il quadro generale. Stai zitto. Scusa. Questo è il quadro. Parenzo, ma sei pesante. È pesantissimo. Pesantissimo. Giuseppe, ma tu sei un santo, veramente. Ma che so devi fare? Guarda, non so come fare. Infatti guarda, anche oggi mi sono incazzato. Però, allora, il quadro generale è questo qua. Viviamo tutti in un grande Truman Show. Nel particolare, nel dettaglio, perché questo per terra sarebbe un attore? Cioè, il povero poliziotto... Quello per terra, poverino, potrebbe anche essere un attore inconsapevole. Cioè, in che senso, scusa? Nel senso che non era cosciente di recitare un film. Sicuramente quelli che gli hanno sparato erano attori consapevoli. Attori consapevoli. Sicuro. Ma gli hanno sparato o no, secondo te? Questo non lo so io. Come io non lo so, quello è morto. Diciamo che mi vengono alcuni dubbi. Però, Mi vengono alcuni dubbi. Per esempio? Beh, allora, io, come tu sai, ho una laurea in ingegneria. Sì. Una delle cose che ho studiato in fisica è il principio della conservazione della quantità di moto, che dice la massa e la velocità di un corpo che va a collidere con un altro corpo, di massa e velocità iniziale diversa, devono interagire in qualche modo e si deve conservare questa uguaglianza M1V1 uguale M2V2. Capito? Ma si deve conservare l'infermiere! Allora, non tu hai un proiettile, deve confermare. Parenzo, ma sei un rompiballe. Aspetta. Ma cosa aspetta? Ripeti la formula. Ma non ce la faccio più. Ripeti ma la formula. Aspetta. Ripeti la formula. Il cadavere per terra è falso e quelli sono falsi. Il Truman. Basta! Aspetta. Non ne posso più. Giuseppe, mi richiami quando finisce. Un cazzo! Aspetta, stai tranquillo. Vuoi rimettiamo la sirena. No, aspetta. A me.
scusa, Salvo, vuoi ripetere la formula, la tua formula magica? Ripeto, però tu tieni a cuccia Parenzo. Sì, sì, lo tengo a cuccia, però ripeti la formula a Parenzo, ripeti, prego. Allora, allora, ti prego. M1V1 uguale M2V2, molto semplice. Molto più semplicissimo, un attimo, fermi, traffico. Traffico veicolare. Strade in diretta. Questi due disgraziati pidocchiosi non solo si divertono, ma li pagano pure per divertirsi. Ma però qui, caro Rigoli, stiamo parlando di cose serie, eh? Allora, siamo con Salvo Mandarà, Salvo 5.0 e Parenzo in collegamento da un luogo nascosto della Francia. Parenzo, hai sentito la formula che ha utilizzato Mandarà, che è la formula magica per capire perché tutto quello che è avvenuto nei giorni scorsi è un'enorme sceneggiata all'interno del Truman Show. Pensa quanto sono bravo a riassumere quello che ha detto Mandarà. Allora, bravissimo. Caro Salvo, allora, voglio dirti una cosa. Questa formula matematica che hai prima testé utilizzato, Parenzo, come si applica al caso in questione? Questo è interessante. Si applica in questo modo. Allora, se tu hai un proiettile che viaggia a diverse centinaia di metri al secondo, che ha una certa massa, quando va a impattare su un corpo di una certa massa, non può quel secondo corpo rimanere fermo. Sì, okay? Capito, Parenzo? Allora, qui le cose sono due. C'è la tesi più complottista, che io non do per scontato, potrebbe anche non essere vera, addirittura il fucile sparasse a salve. A salve addirittura. Oppure, invece quella tua qual è? La tesi, no, pure c'è la tesi meno complottista che dice che il fucile era un fucile normale, ma che ha mancato il bersaglio. Non ho capito, ma alla fine della fiera, il fatto alla fine, se non intervengono immediatamente le forze speciali, chi ha organizzato tutto questo? Per bloccarlo, per bloccare allora, lui io, però? Io non lo so chi ha organizzato. Allora, secondo te, chi ha organizzato tutta questa messa in scena? Aspetta, prima mi piacerebbe concludere questo pensiero fisico, perché dico, ma se il colpo non è andato a segno, questo povero poliziotto come è morto? È morto di paura? Oppure l'avevano colpito in precedenza con altri proiettili? È morto dalle idiozie che sta sentendo ora! Sì, è morto una seconda volta! Madonna mia, che palle! Ma quanto lo pagate questo qui? Io non lo so. Abbastanza. Come fa? Deve avere un fegato grosso. Allora, però voglio dire, secondo te, questo qua è vivo o morto, questo poliziotto? Ma io non lo so, te l'ho detto, se era un attore inconsapevole, cioè una vittima, sarà anche morto, poveraccio. Se era un attore consapevole che gli hanno sparato a salve, sarà vivo. Comunque, sicuramente una sceneggiata questa quella. Ah, questo è poco ma sicuro che sia una sceneggiata. Scusa, ma ti spiego anche perché, se vuoi. Dimmi. Allora, fra l'altro, queste cose non è che le dico solo io, Chi le dice? Perché pure? che la matrice sia la stessa, per esempio, dell'11 settembre. Come che la matrice? Chiama Consiglia. Certo, ci sta la CIA dietro, La CIA e il Mossad, ecco Parenzo, la CIA e il Mossad dietro l'11 settembre, dunque anche dietro questo attacco terroristico, dici tu? Ovviamente, secondo me sì, anche perché spiego una cosa. Scusa, ma hanno assaltato una cosa ebraica, un supermercato ebraico. Com'è possibile che dietro l'assalto al supermercato ci fosse il Mossad, scusa? Per la strategia della tensione, dici tu, per la tensione. Allora, intanto l'assalto al supermercato ebraico è stato fatto da una persona diversa, è un'azione diversa da quella principale, ok? Quindi è una cosa un po' all'atere. E poi scusami... Cioè, tu dici come l'11 settembre? Ma scusa, l'11 settembre sono morte veramente migliaia di persone, mica era tutto finto, erano finti gli aerei, erano finte tante cose, ma le persone dentro le torri sono morte sul serio. Gli aerei erano veri, perché sono... Come finti gli aerei, scusa? Se non ce ne sono aerei, nessun aereo ha colpito le torri gemelle. Abbiamo come nessun aereo? Dai, Salvo, però questo non me la vuoi... Nessun aereo! Ci sono gli aerei che si vedono dappertutto, non puoi dire che è tutta una farsa! Ma dove dappertutto? È un unico film, è l'unico, lo stesso, ripeto, da tutti i canali. Guarda che se continui sugli aerei ti lascio in pasto a Davide, Se continui Però scusami Giuseppe, ti devo dire una cosa. Ieri negli SMS che ci siamo scambiati in privato, tu mi hai detto anche io ho qualche dubbio. Ti prego di dire quali sono i dubbi che hai tu. No, ti prego, adesso non è che devi fare guarda, io te lo giuro. Se Cruciani, che conosco ormai da tanti anni, ha tanti difetti, se per caso ti ha detto i miei dubbi sono sulla carta d'identità, sul fatto che ci sia stato qualche errore di troppo nella costruzione di questo piano, sul fatto che sono stati uccisi ogni volta le persone vengono uccise e non resta nessuno vivo. Certo, qualche dubbio può venire, bravo, di questo bravo, tipo. Meno male.
No, ma ho capito. Scusa, però non dico che non ci sono stati gli aerei l'11 settembre. Ma scusa, Giuseppe, vabbè, lasciamo stare gli aerei, troppo complicato per voi. Beh, troppo complicato per noi. Ma per tu. Ti faccio un'ultima domanda, Giuseppe. Scusa. No, ma la domanda le faccio io, dimmi. Ah, vabbè, e allora una considerazione. Dimmi. Allora, sì, ma da questa strage della relazione. No, ma un altro dubbio, spiegami, un altro dubbio qual è? Non scrive sull'IMES questo signore qui. Ma adesso che c'entra? Dai, io voglio capire, Salvo, perché qual è un altro dubbio? Al di là degli spari che potrebbero essere a Salve, sulla base di del poliziotto che secondo te. Posso sapere sulla base di cosa? Cioè, questi due sono degli attori, secondo te, questi due che sparavano lì al poliziotto? I due. Ah, questo è sicuro. Ma come fai a essere sicuro che fossero degli attori? Ma aspetta, scusami, ma non è che dico che sono degli attori, cioè delle persone che hanno fatto la scuola del cinema di Cinecittà? Che cosa allora? Ma sono degli agenti dei servizi segreti che sono andati lì a fare questa azione. Questo intendo dire che sono degli attori. Degli attori, cioè agenti dei servizi segreti. Cioè, certo, tu stai dipingendo come agente dei servizi segreti. Sai che c'è qualcuno che dice che in realtà il fisico, come dire, le carte di identità, il profilo di questi due non corrisponde a quello dei due veri, dei due fratelli, non corrisponde alle immagini che abbiamo visto. Vabbè, comunque. Vabbè, io questo non potrebbe anche essere. Giuseppe, come ti dico sempre, non è che io so tutto di tutto, magari dovresti essere pico della Mirandola. Ma hai detto che sono io sicuramente un cittadino. Hai detto che sono dei servizi segreti, però. Secondo te sono sicuramente dei servizi segreti? Scusami, ti faccio notare alcune cose, Giuseppe. Fammi notare, sì. La Francia ha appena, cioè poco prima della strage, aveva dichiarato la sua disponibilità a riconoscere lo Stato di Palestina. Vabbè, okay? Che c'entra questo? Sai che aveva fatto? Che c'entra? Mia. La stessa cosa Mamma aveva mia. Fatto la Norvegia. Ma ti ricordi cosa è successo in Norvegia? Quella strage di quante decine di persone ammazzate da quel ebrei. Fra virgolette? Capito? Che c'entra allora? Allora, te ne dico un'altra. Pare che la Francia pensasse anche, stesse pensando anche forse di uscire dalla NATO. Ma secondo te è accettabile questa cosa? La Francia sta valutando di abbandonare il dominio del dollaro, magari, e avvicinarsi per esempio ai BRICS, Brasile, Russia, India, Cina, eccetera. Prego. Allora, ma la domanda è questa, Giuseppe, la domanda delle domande. La domanda è questa. Come mai alle 18:54? David Parenzo. No, senti, ma la domanda Parenzo, è un'altra. Poi parli tu, io ancora farò un minuto e poi me ne vado. Allora, la domanda vai in terapia intensiva. Una cosa del genere, il popolo musulmano ci ha guadagnato qualcosa? Ma che ne so, il popolo musulmano, sai, i musulmani sono tanta roba. Cosa vuol dire? I musulmani non ci guadagnano niente, anzi, conquistano ulteriore odio, conquistano ulteriori droni. La CIA è il Mossad, benissimo. Però voglio capire la morte del poliziotto. L'Unione Europa, Israele, America, sicuramente da questa cosa ci guadagnano un sacco, perché hanno un altro casus belli per andare a sterminare qualche altro popolo inerme, come hanno fatto con l'Iraq, con l'Afghanistan, la Siria, la Libia, eccetera, eccetera. Certo. Quindi una scusa per alzare la tensione. Tre piccioni con una fava, cioè da una parte creano il casus belli e quindi possono fare la prossima guerra, dall'altra si tolgono qualche rompicoglioni, come per esempio Bernard Maris, poveraccio, che ci ha rimesso le penne. Vabbè, non mi dire che pure quello, anche tu sei della teoria che questo Maris che stava là dentro, che è uno che aveva delle teorie economiche, l'hanno colpito apposta. Senti, diciamo che come minimo sono stati molto molto felici di averlo colpito. Poi mi risulta che lui era un azionista di Charlie Hebdo, aveva mi pare l'11%, se non ricordo male. Guarda caso l'hanno invitato proprio, quindi non voglio dire che gli hanno teso un agguato perché sapevano quello che doveva succedere. Comunque Salvo, la cosa che colpisce di più aperto, cioè Draghi e tutti gli altri criminali della Banca Centrale Europea avranno aperto bottiglie di spumante, certo, quando hanno saputo che Maris si era tolto dei coglioni, ovvio. Vabbè, è ovvio. Senti Salvo, però una cosa mi devi dire. È ovvio. Ovvio. No, è cosa incredibile che poi certo, dice ovvio, perché no? Lui rompe le palle, perché certo lui fa lezioni all'università, scrive libri dove spiega la truffa del debito. Io sto poliziotto, miliardi. Alla fine, il fatto che non sia uscito il sangue per me non significa nulla, per te invece significa qualcosa che non è uscito il sangue? Nessun ma guarda, io sul fatto del sangue onestamente non insisto più. Ma l'hai scritto tu, nessun sangue, nessun rinculo, nessun movimento del corpo, quale falso? Quello lì è un video che io ho trovato in rete, non l'ho scritto io. Beh, però lo condividi. L'ho condiviso, ora molti dicono che esistono dei proiettili particolari che consentono la non uscita di sangue, va bene. Però la legge della conservazione della quantità di moto, quella lì quella resta. Capito Parenzo, la formula magica, io la vorrei ripetere. Sì, resta come le idiozie che abbiamo sentito. No, aspetta, no, devo finire, c'è la pubblicità, aspetta un attimo. La formula magica da cui capire tutto
indicata da Salvo Mandarà, che il corpo colpito da proiettile non può stare fermo, è M1V1 uguale M2V2. Sì. Che c'è, Salvo? Non ho capito. No, magari se vuoi dopo la pubblicità, però io ti voglio dire il movente di questa cosa. Aspetta! Mancava questo. Giornale radio. Allora, M1V1 uguale M2V2, molto semplice. Allora ricominciamo. Cosa hai visto? Vabbè, io volevo però la conclusione dell'intervento di Salvo Mandarà, perché ci doveva spiegare, Salvo Mandarà, i mandanti o le cose di questa messa in scena cui abbiamo assistito a Parigi nei giorni scorsi. Che stavi dicendo? Le motivazioni, i mandanti, cosa mi volevi spiegare per concludere? Allora, sì, allora ti volevo dire uno dei possibili moventi, oltre a quelli che ho già detto prima, moventi che accomunano moltissime cose strane che succedono, come la morte di Gheddafi, la morte di la morte di Saddam Hussein, la morte di Sankara, che tu non sai manco chi sia, chi cazzo è quello, chi? Lo so che tu non lo sai. Thomas Sankara era il presidente del Burkina Faso prima che venisse ucciso da Blaise Compaoré, che è l'attuale presidente. Vabbè, ma adesso che cosa c'entra? Il Burkina siamo arrivati a c'entra, c'entra perché Bernard Maris era un antagonista delle banche, della truffa delle banche. Però dobbiamo riassumere. Bernard Maris rimasto ucciso non dobbiamo solo riassumere, all'interno dobbiamo della redazione chiamare un reparto specializzato all'interno della redazione di Charlie Hebdo, e secondo te è stato ucciso apposta? No, ma devi arrivare a questa conclusione, però, se sei coerente. Io ti posso dire che come cittadino, contrariamente a molti altri pecoglioni, è un mio neologismo quello, misto di pecoroni e coglioni, pecoglioni. A differenza di tanti pecoglioni, io mi pongo qualche dubbio. Anche. Io non ho certezze, caro Giuseppe, però sicuramente il fatto che Bernard Maris sia morto sicuramente ha riempito di gioia Draghi. Ma questo l'abbiamo già detto, però, qual è l'altra motivazione? Ma questa è la motivazione, è la motivazione regina, perché lui, regina, sì, come per esempio regina. Fa anche Marco Saba in Italia, anzi perché non intervisti Marco Saba? Marco Saba è uno studioso, ne basta uno al giorno, di moneta che spiega che le banche italiane... Siamo arrivati alla moneta, hanno ammazzato 12 persone, quelle che sono 16-18 a Parigi, e tu mi parli di uno che contesta le banche, perché? Certo, perché questo è il grande raggiro, la grande truffa che si perpetua dal 1690 fino a oggi, perché i banchieri, che c'entra questo con l'eccidio di Parigi, con la strage di Parigi, che c'entra? Sto cercando di dirtelo, se me lo fai dire, perché questo signor Bernard Maris faceva lezione all'università, e vabbè, d'accordo, ma uno non è che fa una strage per ammazzare uno studioso, amico mio, dai. No, perché lui spiegava a migliaia di persone una cosa che in nessun media italiano passa, e sono sicuro che tu adesso tagli la linea perché non può passare neanche Radio 24. No, cioè, ma figurati, io non ho problemi. Fammelo dire. No, ma ho capito la truffa. Adesso non possiamo spiegare tutta la truffa. Questa cosa non la lo facciamo un'altra volta tutta la truffa. Vedi che non me lo fai dire. No, non me lo fai 30 dire, secondi, 30 però, da adesso 30. Allora, le banche italiane occultano, fanno falso in bilancio per 2.000 miliardi di euro all'anno, solo Unicredit 500 miliardi di euro. Perché quando tu, Giuseppe Cruciani, vai a chiedere un mutuo, loro in bilancio non mettono i 200.000 euro. Mancano 15 secondi, allora? Fanno falso in bilancio, quindi ci fottono un imponibile di 2.000 miliardi. Ma che c'entra questo con le stragi di Parigi? Poniamo che sia vero quello che dici. Cosa c'entra? Sono trilioni e trilioni di dollari che i banchieri israeliani, americani e britannici ci fregano ogni anno. Ho capito benissimo. Chiunque contesta muore. Ho capito benissimo. Parenzo, chiudi questa telefonata. Chiudi. Allora, la schizofrenia è un grave disturbo psicotico. Chi ne ha affetto diventa del tutto indifferente a ciò che gli accade intorno. La schizofrenia compromette tutti gli aspetti della vita del soggetto. Intervenite! In ordine di importanza decrescente. Guarda, nella schizofrenia vengono identificati vari sottotipi. Uno, paranoide. Cioè il soggetto, presenta rilevanti deliri o allucinazioni. C'è la borsa che tu ami molto. Ciao, Salvo, a presto. Ciao. Gelato al cioccolato, dolce un po' salato. Tu gelato al cioccolato, pubblicità. Ehi, tu che sei così esigente che quando porti...